Ciao a tutti, siamo in redazione oggi con Greta. Per chi non la conoscesse, è una giovane cantautrice, 18 anni, ma ha già un bel curriculum. E, leggendo, intanto ti saluto. Ciao a tutti, ciao. Leggendo nella tua bio, ho visto che hai aperto anche il tour dei Tiro Mancino e di Marina Rey. Che emozione è stata, insomma, così giovane? Sì, è stato 2 anni fa, quindi avevo 16 anni, è stata un'emozione indescrivibile. Poi appunto Federico e Marina sono due artisti e due grandi persone già di loro e si sono comportati benissimo con me, mi hanno fatto stare a mio agio e diciamo che inconsciamente sono andata bene, ma adesso ripensandoci magari di trovarmi davanti quasi 15.000 persone, per esempio come è successo in una data di Tiro Mancino estiva, adesso magari avrei un po' di ansia, un po' di paura, mentre lì al tempo ero presa dal momento e inconscia del fatto che avevo tantissime persone davanti a me, sono andata tranquilla, quindi è stata un'esperienza che mi ha formato. Il tuo ultimo singolo viene descritto come la nostalgia, anzi parla della nostalgia delle cose che potevamo fare ma che non abbiamo fatto. Sì, Young, il ritornello di Young, io dico I don't wanna die young, quindi non voglio morire giovane, no? Ed è una frase molto pesante, potrebbe sembrare un brano triste, molto malinconico, lo è, ma in parte, nel senso che è un'estremizzazione di un messaggio che voglio lanciare in Young, quindi io nel senso, in Young io ho pensato, sono una diciottenne che vive in una società che non supporta ai giovani molto e che abbastanza, no? Ed è piena di cambiamenti, il cambiamento è giusto, talvolta però potrebbe essere anche negativo come in questi anni, si parla di cambiamento climatico, si parla di cambiamento a livello politico, sociale, quindi diciamo che in questi anni stiamo vivendo cose epocali e quindi mi sono sentita io da diciottenne, questa canzone l'ho scritta a gennaio dell'anno scorso, di scrivere questo brano e di dire quasi un grido, no? Un grido di speranza ma anche d'aiuto, quindi aiutiamoci, miglioriamo tutti insieme. Come musicista invece, quanto è difficile oggi lavorare sulla propria musica e è difficile non abbattersi nei momenti in cui magari non si arriva subito con la propria musica? Perché ci sono tanti ragazzi insomma come certo, te. Certo, è scontato dire di non abbattersi mai e comunque se hai veramente una passione non ti abbatti. Quindi diciamo ci vuole molta passione e ci sono molti modi di vedere la musica e le carriere, no, musicali. Ci sono persone che vogliono soltanto ottenere visibilità, quindi magari prendono la strada di un talent o di qualsiasi programma televisivo. Ci sono persone che invece suonano davanti a 3 persone che neanche ti ascoltano, che magari giocano a carte da un lato o comunque ti dicono, ti usano come sottofondo. Quindi diciamo ci sono molti modi di vedere la musica. E io direi appunto non abbattetevi mai, continuate, in Italia è un po' più difficile, soprattutto se non canti in italiano, perché cominciano magari a dire come hanno fatto con me molte volte, ma perché canti in inglese, canterà mai in italiano, chi ti credi di essere, no? Cioè perché in un paese italiano, tu sei nata in Italia comunque, quindi perché? Certo. E io vi dico di appunto continuare a fare il vostro, persistere, perché la costanza è l'unico modo per uscire prima o poi. Stai lavorando già un progetto, un album? Un album, me lo chiedono in molti e io vorrei rispondere in maniera positiva, nel senso vorrei rispondere di sì, ma ancora non mi sento pronta diciamo a definirlo un album. Sto lavorando a molte canzoni, produco tante cose, quindi nelle mie note del telefono vedi un sacco di registrazioni di nuovi pezzi, di note vocali senza senso.
Però appunto voglio trovare una mia strada, voglio trovare un tema per quest'album, forse sarà lo storytelling, perché sto scrivendo molte canzoni che riguardano storie, quindi Mrs. Ayala per esempio è la storia di una ragazza cubana, no? E io invento storie, invento nomi, invento situazioni che si portano dietro anche emozioni, e quindi magari sarà un album tutto così, chi lo sa. Cioè io penso questo, ma è soltanto un'ipotesi lontana. Potete seguirmi su Instagram, Greta Elizabeth, quindi è un po' difficile, però è Greta con due A, Elizabeth con Z, e su Facebook Greta's Music tutto attaccato, e su YouTube Greta Music. I just wanna know.